serie bwin, tutti i colori della passione. Al Del Duca di Ascoli chiude la 17esima giornata della Serie bwin, il posticipo tra Ascoli e Bari. 5 punti in classifica per l'Ascoli, allenato da Silva, 20 invece i punti in classifica per il Bari di Torrente. Una sfida importante sia per le velleità dei pugliesi, sia per quelle di salvezza dell'Ascoli. Un minuto di silenzio prima dell'inizio della gara, in ricordo dell'alluvione che ha colpito Messina e dintorni. Eccolo qui Torrente che vede subito i suoi in avanti, il tentativo di Cristian Galano, ancora lui tiene palla, il gioiellino del Bari spara un sinistro vicino al palo alla destra di Guarna, che controlla comunque che la sfera termini sul fondo. Ancora un tentativo da parte dei marchigiani, palla dentro per Soncin, copre bene il pallone, assist per Papavaigo, ancora Papavaigo, un rimpallo e poi il vantaggio dell'Ascoli al 24esimo minuto di gioco con Papavaigo. Bellissima l'azione dell'Ascoli, fortunato nell'occasione Papavaigo che ha sfruttato un rimpallo ed è riuscito a mettere la palla nel sacco. Rivediamo, arriva da dietro Papavaigo, posizione regolare, qui un rimpallo sull'uscita di Lamanna e poi freddezza da parte di Papavaigo. Rivediamo ancora una volta la posizione assolutamente regolare dell'attaccante dell'Ascoli, che sigla dunque il vantaggio per la squadra di Silva. Reagisce allora in qualche modo il Bari, tentativo ancora da parte di Galano al volo, la presa bassa da parte di Guarna, molto pericoloso Galano, prodotto del settore giovanile del Bari. Ancora un tentativo addentro per sbaffo, Pederzoli aveva visto l'inserimento del numero 10 marchigiano. E ancora Papavaigo dentro per Soncin, riesce a riconquistare il pallone Soncin, il suo sinistro in pallonetto, la manna devia dall'azione dell'Ascoli che termina in vantaggio il primo tempo. Si riapre la ripresa al Del Duca di Ascoli con il risultato di 1-0 in favore dei padroni di casa, ma è subito il Bari a tentare il pareggio con questo destro dalla distanza da parte di Crescenzi. E Guarna che devia in angolo, ancora Ascoli però con sbaffo sulla destra, il pallone al centro, l'anticipo da parte di Borghese che riesce a evitare il gol di Papavaigo. Bravissimo Borghese nell'occasione, attenzione Marotta dentro per il tentativo di Donati che vale il gol del pareggio. 63 minuti di gioco nella ripresa, è Donati il capitano del Bari a mettere a segno il gol del pareggio. Rivediamo, piccola deviazione anche da parte di Faisca nel bel tentativo da parte di Donati, posizione regolarissima del capitano dei pugliesi. Eccolo qui il suo destro che vale l'1-1. Arriva però l'ammonizione per Bellomo al 73esimo minuto, doppio giallo, cartellino rosso per Bellomo che lascia dunque il Bari in 10 uomini. E allora sugli sviluppi di un corner, colpo di testa di Papavaigo, Soncin è lì per il 2-1 in favore dell'Ascoli. Andrea Soncin, secondo gol stagionale per l'attaccante dell'Ascoli. Rivediamo, colpo di testa del senegalese, ma soprattutto tapin vincente di Andrea Soncin che vale il 2-1 in favore dell'Ascoli. Ancora un calcio d'angolo, ancora Papavaigo, questa volta la manna di istinto si salva. Pericolosissimo l'Ascoli sulle palle da fermo. Ancora un tentativo di Papavaigo, palla dentro di Donato, 3-1 all'83esimo minuto di gioco. Chiude i conti di Donato, il capitano che festeggia le 151 presenze con l'Ascoli, con il suo quarto gol stagionale. Bella azione di Papavaigo che vede Di Donato al centro. La mette Di Donato, vale il 3-1 finale con cui l'Ascoli batte il Bari. Ascoli che si porta a quota 8 in classifica, Bari che invece resta 20.